Salve a tutti, questo breve video è inaugurale per comunicare che ho iniziato una collaborazione con una rivista online Altra Età e nella quale il titolo stesso ci fa capire, si discute un pochettino delle problematiche o anche della prevenzione di patologie che intervengono nell'età intermedia nella quale appartengo e forse ecco perché questo grosso interesse. No, scherzi a parte, è legato al fatto che oggigiorno sempre più si sta ponendo attenzione a quella che è la prevenzione delle patologie, sia ben chiaro, ma anche quella che sia una prevenzione e una costruzione del nostro benessere. Il medico dovrebbe avere la finalità non di interpretare e curare una malattia, ma dovrebbe avere la funzione di impedire che questa malattia avvenga o di allungare i tempi di comparsa di alcuni sintomi e segni del nostro progressivo invecchiamento, che dobbiamo accettare, ma sicuramente possiamo modulare e migliorare. In questa rivista si trovano tantissimi consigli, io do il mio modesto ma entusiasta contributo sulla parte andrologica e urologica e quindi oltre che presentarmi nel primo blog ho chiaramente accennato a quello che è un po' il principe di un discorso anti-età nell'uomo che è appunto il tentare di innanzitutto individuare e combattere la cosiddetta andropausa. Andropausa, condizione da cui non possiamo sfuggire, adesso ha dei nomi un po' più altisonanti, LHO, un tempo ADA per tutti acronimi di parole inglesi, dove si indica un declino e una ridotta produzione di testosterone con l'avanzare dell'età. Il testosterone è prodotto dai testicoli, dalle cellule dell'Leydig, che sono deputate appunto alla sua sintesi, sotto stimolazione di una gonadotropina prodotta dall'ipofisi, che si chiama LH, ma parleremo nei prossimi blog nel dettaglio di tutto questo. Quando il testosterone è prodotto in quantità ridotte, le linee guida ci indicano al di sotto di 3,5 nanogrammi millilitro, ma io dico sempre che se un uomo viveva bene con 8 e adesso ha 6, pur essendo normale nei suoi valori, può risentire di un calo di testosterone. Il calo di testosterone si manifesta con una stanchezza psicofisica, riduzione della qualità del sonno, una alterazione dell'umore, quella stanchezza un po' a cui non eravamo abituati, che si ripercuote nella mia professione chiaramente anche in un calo del desiderio e di solito conseguente disfunzione erettile. Ecco quindi che è obbligatorio da parte dell'andrologo chiedere al paziente la determinazione con un prelievo di sangue del suo assetto ormonale che non è fatto solo di testosterone. Testosterone totale, testosterone libero, prolattina, cortisolo, omocisteina, vitamina D, ne parleremo anche per questo nel dettaglio, faremo degli articoli appositi e in base ai risultati correggere l'equilibrio. Se vi è il classico calo di testosterone, ci sono due possibilità, una stimolazione del testicolo, con molecole quali appunto le gonadotropine che ho nominato prima, un LH che spinga il testicolo a lavorare o i SERM, delle molecole che inducono l'ipofisi a spingere di più il testicolo. Come dico all'americana, altrimenti abbiamo una soluzione molto più pratica, ma spesso utilissima, che è la TRT, la terapia di rimpiazzo del testosterone, cioè io do al corpo il testosterone che non riesce più a produrre, sempre con molta attenzione, escludendo chiaramente la presenza di gravi patologie cardiovascolari o neoplastiche. Il riportare il testosterone ai valori normali e ottimali dà sicuramente un grande benessere all'uomo, ha sicuramente delle utilità a livello protettivo nell'apparato cardiovascolare, nell'omeostasi del nostro organismo, a livello immunitario e quant'altro. Attenzione al fatto che il testosterone può aumentare l'ematocrito o ematocrito, come si voglia dire, che quindi aumenta un pochettino quello, come posso dirvi, la densità del sangue, quindi attenzione a non eccedere. Attenzione al fatto che il testosterone può aumentare i livelli di ipertensione, attenzione a non utilizzarlo in caso di neoplasie. Queste sono le raccomandazioni più importanti. Quindi un uomo che entra in TRT deve essere almeno, io penso, trimestralmente seguito dal proprio andrologo per studiare quelli che sono i cambiamenti ormonali. Perché non dimentichiamo che il testosterone viene convertito in estrogeno attraverso un enzima che si chiama aromatasi e che, guarda un po', aumenta nell'età intermedia. Quindi dobbiamo tenere sotto controllo che il testosterone che stiamo proponendo e dando al paziente non venga convertito in estrogeno. Avremo risultati totalmente opposti e addirittura gli estrogeni hanno poi come target anche la ghiandola prostatica, potendo causare quindi un aumento di volume della ghiandola stessa. Testosterone quindi utilissimo,
La TRT può far vivere meglio l'uomo, può far vivere meglio la coppia. L'importante è che non sia una automedicazione, che venga indicata e prescritta dallo specialista che si occupa in maniera precisa, dedicata a questo tipo di argomento. Semplice a livello discorsivo, molto complesso nella sua gestione, perché sono terapie sartoriali, abbiamo un tailoring di queste terapie, ogni persona ha i suoi recettori, ogni persona ha le sue risposte e non è detto che la quantità di testosterone che a me dà benessere possa darlo a un'altra persona, né tanto gli effetti collaterali. Ognuno ha la sua risposta. È un messaggio che voglio dare perché si apre il mondo dell'anti-aging, si apre il mondo della terapia sostitutiva. Parleremo di gel sublinguali, intramuscolo, ma tutto deve essere sempre bene controllato e gestito dal paziente insieme al proprio andrologo curante. Con questo vi saluto, ringrazio Altre Età per l'accoglienza e ci vediamo mensilmente nei prossimi articoli.